Ciao amici e bentornati sul mio canale. Con questo video vorrei cercare di fare un pochettino di chiarezza sull'evento Apple che si terrà questo mese, nel mese di settembre, perché negli ultimi giorni si sono rincorsi un sacco di rumors che hanno creato una confusione incredibile. Mentre l'unica cosa che si sa per certo di questo evento è la data, cioè il 15 di settembre, e l'unica altra cosa che stranamente si sa è il fatto che non vedremo gli iPhone 12, a differenza di come siamo abituati negli eventi di settembre in cui escono sempre i nuovi modelli di iPhone. iPhone che non ci saranno perché il Chief of Financial Officer, che sarebbe un italiano, Andrea Maestri, di Apple, ha detto in una dichiarazione che gli iPhone che normalmente sono disponibili per la fine di settembre quest'anno arriveranno con qualche settimana di ritardo. Qualche settimana di ritardo vorrebbe dire metà ottobre, e quindi presentare un prodotto a metà settembre per farlo poi uscire un mese dopo è una mossa commercialmente suicida che Apple non farebbe mai, perché andrebbe a depauperare tutto l'hype che si viene sempre a creare intorno a questi dispositivi. Ma allora, se in questo evento del 15 di settembre non ci saranno gli iPhone 12, che cosa vedremo? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Ragazzi, vi ricordo, se questi video vi piacciono, vi interessa, di farmelo sapere con un bel like o scrivetelo qui sotto nei commenti. Importantissimo, vi ricordo anche l'iscrizione al canale, a voi non costa nulla, per me è una cosa molto importante per far crescere questo mio progetto su YouTube. E soprattutto seguitemi sui miei profili social, soprattutto su Instagram, dove sicuramente di questa cosa ne parleremo ancora. Partiamo quindi da quello che sappiamo di per certo e cerchiamo di cavarne delle informazioni che ci fanno capire cosa verrà presentato in questo evento. Evento, come abbiamo detto, 15 settembre, no iPhone 12 perché non saranno ancora disponibili. Il logo dell'evento, o meglio questo logo animato che se cliccate sopra da una mela diventa la data dell'evento e avete la possibilità di farlo viaggiare in realtà aumentata, e questo combinato con la realtà aumentata che è stata introdotta poco tempo fa con la LiDAR sugli iPad Pro, unita appunto al tratto che potrebbe essere quello dell'Apple Pencil, ci fa chiaramente pensare a iPad. Ma quale iPad nello specifico? Perché sappiamo che recentemente iPad Pro è stato aggiornato con una nuova release del processore A12 in versione Z, mentre è oramai fermo alla versione del chipset A12 l'iPad Air. iPad Air che quindi sarebbe il candidato ideale, anche perché c'è una disputa sul discorso del chipset, del processore che verrebbe utilizzato. Sappiamo che gli iPhone 12 utilizzeranno il nuovo chip A14 e sicuramente Apple non tirerà fuori nessun altro dispositivo mobile con un chipset A14 prima di aver presentato gli iPhone. Non lo fa mai, perché gli iPhone sono il loro prodotto di punta. Quindi nuovo iPad che dovrà avere per forza un chipset A13, quello degli attuali iPhone 11, e quindi chiaramente non avrebbe senso un update così risicato in termini di performance per gli iPad Pro, mentre potrebbe avere molto senso per gli iPad Air, che andrebbe a collocarli un pochettino più in alto dell'attuale modello di iPad Air col chipset A12, ma comunque più in basso rispetto alle prestazioni complessive degli attuali iPad Pro, in quanto gli attuali iPad Pro hanno il chipset A12Z con due core di elaborazione in più e i core di elaborazione grafica molto migliorati che non ci sono sulla versione iPad Air, e iPad Pro che verranno poi probabilmente migliorati in una successiva update con il chipset A14X, come succede sempre per gli iPad Pro dopo che vengono presentati i nuovi iPhone.
Andando poi ad analizzare sempre il logo di presentazione dell'evento, perché in realtà è l'unica cosa di concreto che abbiamo attualmente, vediamo che c'è un bel motto con scritto Time Flies. Allora, se parliamo di Time, chiaramente ci vengono in mente subito gli Apple Watch. Oltretutto, andando ad analizzare il codice sorgente della pagina dove c'è la presentazione di questo evento, vediamo che tra i vari hashtag che ci sono praticamente tutti iPhone, iMac, MacBook, MacBook Pro, però c'è Apple Watch e poi Series 5 e Series 6. Quindi vanno a specificare proprio delle serie particolari, che sono le serie chiaramente di Apple Watch, attualmente fermo alla serie 5 che dovrà essere aggiornato con la serie 6. E quindi chiaramente se vanno a specificare così nel dettaglio anche una serie specifica, possiamo tranquillamente aspettarci di vedere nell'evento del 15 di settembre i nuovi Apple Watch. Se poi andiamo a vedere proprio il termine time flies, cioè i tempi volano, potrebbe esserci un aggancio che ci fa pensare a non solo un Apple Watch serie 6, ma magari anche il cosiddetto Apple Watch SE, cioè una versione nuova dell'Apple Watch di terza serie che verrebbe quindi tolto dal market di Apple, e all'interno della stessa scocca dell'Apple Watch di serie 3 verranno inseriti componenti aggiornati, esattamente come è successo per l'iPhone SE. E questo starebbe proprio a dire che i tempi volano, perché oramai sono passati molti anni dalla presentazione dell'Apple Watch serie 3, che quindi è passato un pochettino il suo tempo, e c'è bisogno di questa versione aggiornata dello stesso Apple Watch di serie 3. A questo punto le due presentazioni maggiori che con più probabilità vedremo le abbiamo viste. Però se andiamo a registrarci all'evento e ce lo fa aggiungere al calendario, vediamo che l'evento è stranamente di 2 ore. Capite che 2 ore per 2 prodotti è un tempo, diciamo, un pochettino eccessivo. E allora qui sono cominciate tutte delle elucubrazioni, dei voli pindarici, vi dicendo, per cercare di capire quali altri prodotti potrebbero essere presentati insieme ai nuovi Apple Watch e insieme ai nuovi iPad. Sicuramente uno i prodotti più accreditati potrebbero essere una nuova versione dell'Apple TV, per andare a aggiornare questo ecosistema casalingo che è fermo da un po' di tempo e che subisce continuamente la concorrenza di altri ecosistemi dell'home entertainment da parte di tutti gli altri brand. E un altro, sempre legato all'ecosistema casalingo, potrebbe essere una versione nuova dell'HomePod, l'HomePod Mini. Questi sono i prodotti che molto probabilmente potrebbero rientrare anche loro a far parte di questo evento. Detto questo, diciamo anche che dovremo quindi quest'anno aspettarci un'inversione tra i due eventi che ci sono normalmente in autunno. Sappiamo che normalmente c'è un major event in settembre in cui vengono presentati gli iPhone e tutta un'altra serie di prodotti nuovi, e poi c'è un minor event a ottobre in cui normalmente vengono presentati delle versioni leggermente aggiornate, talvolta dell'iPad, talvolta del MacBook, talvolta degli iMac. Quest'anno sembra che invece ci sarà un'inversione, cioè a settembre ci sarà un evento minore in cui ci sono delle versioni aggiornate appunto degli Apple Watch e degli iPad, mentre poi a ottobre ci sarà l'evento, quello corposo che aspettano tutti, in cui ci saranno la presentazione dei nuovi iPhone 12 e magari versioni aggiornate degli AirPods, che normalmente vengono presentati insieme agli iPhone e chissà quanto. Beh, spero di aver fatto un pochettino di chiarezza riportando un pochettino di ordine cronologico anche di quello che ci potremmo aspettare. Poi naturalmente speriamo tutti di essere completamente smentiti e la settimana prossima di vedere finalmente gli iPhone 12, cosa che purtroppo, per come sono andate le cose quest'anno, non credo sarà possibile. E con questo che dire,
staremo a vedere. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui in questo video. Fatemi sapere come sempre voi cosa ne pensate, secondo voi cosa arriverà la settimana prossima. E con questo è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo sempre qui sul mio canale con un altro video. Ciao da Fulvio.